fine.
Bene, allora riaccendiamo i microfoni dagli studi di Radio Rete Edicole e andiamo avanti con la nostra giornata di programmazione. Dopo il GR è arrivato il momento della rassegna stampa e prima una piccolissima scheda sugli appuntamenti della giornata alle 10:40, quindi a seguire la rassegna stampa. Avremo un collegamento con Roberto Mastrosimone, che è il segretario della FIOM di Palermo. Ieri è arrivata la notizia della riapertura della fabbrica ex Fiat di Termini Imerese. Sentiremo da lui di che cosa si tratta, perché dei 700 operai previsti per il rientro ne hanno soltanto 20, praticamente hanno varcato i cancelli dell'azienda. Ricordiamo che ai tempi della ex Fiat erano occupati quasi 3.000 lavoratori metalmeccanici, senza contare appunto le altre migliaia di lavoratori in qualche modo legati all'indotto. L'azienda ha chiuso nel 2011 e da allora si sono via via sono state prese in considerazione varie ipotesi di reindustrializzazione, senza però nessun successo. Ci sono alcuni dati confortanti, bisognerà vedere appunto però l'evoluzione di questa nuova impresa, che rimane sempre nel campo automobilistico. Dunque, dopo l'intervista, il collegamento con Roberto Mastrosimone della FIOM, avremo uno spazio dedicato al mondo dell'editoria, quindi con notizie varie che riguardano questo settore. Oggi è la giornata internazionale delle vittime nel settore giornalistico, appunto le persecuzioni e anche gli assassini di giornalisti nel mondo aumentano, quindi la libertà di stampa è messa seriamente in discussione. In Italia i giornalisti non vengono uccisi, però certo che molti sono perseguitati, sottopagati, c'è tanta precarietà, quindi cercheremo un po' di capire qual è la situazione, considerando che anche la CGIL ieri, attraverso Susanna Camusso, ha approfondito il tema, ha fatto delle dichiarazioni di sostegno a questa giornata internazionale. A mezzogiorno avremo invece il Sinagi di Rieti, quindi Luca Simeone sarà con noi per parlarci della realtà di questa provincia. Ieri Luca era presente, così come tanti altri edicolanti, alla festa degli edicolanti a Roma, dove è intervenuto anche Giuseppe Marchica e vari altri membri della segreteria, e quindi oggi sarà qui con noi ai nostri microfoni per parlarci appunto dell'attività sindacale del Sinagi. Sappiamo che molti edicolanti oggi hanno riaperto le saracinesche dopo ben 2 giorni di pausa, visto che ieri appunto molti giornali non erano in edicola, sicuramente i quotidiani. Bene, allora andiamo avanti invece noi con la nostra rassegna stampa per dare un'occhiata alle prime pagine oggi in edicola e anche agli argomenti trattati. Sicuramente uno dei titoli più importanti oggi è quello che riguarda i Marò. Il Tribunale Internazionale dell'Aia ha deciso che Salvatore Girone potrà tornare nel nostro paese in attesa della decisione finale dell'arbitrato. Con Massimiliano Latorre, Girone è accusato di aver ucciso 2 pescatori in acque internazionali in India durante un'operazione antipirateria. Una storia che si trascina ormai da quasi 4 anni e che ha creato molti problemi diplomatici nel rapporto tra Italia ed India. Il ministro degli esteri Paolo Gentiloni parla in una intervista a Repubblica di quello che potrà succedere. A questo punto anche il Presidente del Consiglio Matteo Renzi ha espresso tutta la sua soddisfazione per la decisione del Tribunale internazionale proprio nel giorno in cui da Firenze ha lanciato la campagna referendaria. Questo è il titolo, tra l'altro, dell'Unità. Dopo vedremo appunto di che cosa si tratta la campagna referendaria in vista di ottobre.
considerando appunto la forza e la ricorrenza con la quale Renzi parla di questo appuntamento, è ormai chiaro che il governo si gioca tutto sul referendum di ottobre. Renzi ha lanciato un appello a tutti i militanti affinché si faccia crescere il consenso sulle riforme costituzionali e ha detto servono 10.000 comitati per il sì. Il fronte del no chiede invece che il quesito venga spacchettato. Netto l'intervento dell'ex presidente Giorgio Napolitano, che in un'intervista al Corriere della Sera parla esplicitamente di un'occasione storica e del rischio concreto di crisi di governo in caso di fallimento del referendum. Quindi sono due sostanzialmente i ricatti sottili introdotti sia dal governo che dall'ex presidente. Il governo l'altro giorno aveva parlato di un'Italia del no, e quindi contro la ripresa economica che si oppone al referendum. Oggi Napolitano parla esplicitamente di crisi di governo, quindi dagli esiti incerti. Vengono quindi, come sentiamo, buttati in campo argomenti un po' da mercato, da veri e propri mestieranti della politica, insomma, in un momento in cui si chiama il popolo italiano al voto su una questione fondamentale, quella costituzionale, non può essere certo una questione di seconda linea. Comunque, l'altra notizia che rimbalza su tutti i giornali riguarda le banche. Si registra infatti il no della borsa italiana alla quotazione della Popolare di Vicenza, sono troppo poche le azioni vendute, troppo scarso il flottante rispetto al 25% minimo previsto per garantire la correttezza degli scambi. La banca è comunque salva grazie al fondo Atlante, che ora avrà il 90% delle quote azionarie. Sulle prime pagine viene rilanciata anche la notizia di sport che riguarda il campionato di calcio inglese. Infatti l'allenatore italiano Claudio Ranieri ha portato alla vittoria il Leicester, piccola squadra finora così sconosciuta alle cronache internazionali, anche se portatrici di una storia ultra centenaria. Per la cronaca nazionale, notizia della decisione della Corte di Cassazione di assolvere un clochard di Genova che aveva rubato alcuni generi alimentari di prima necessità e che quindi è stato per questo assolto, perché il fatto non sussiste, una formula quindi interessante soprattutto se applicata al reato di furto, in questo caso manifestamente per un bisogno diretto essenziale per la propria, appunto, per la propria vita. Sul fronte delle politiche culturali, grande soddisfazione sempre sui giornali di oggi del ministro Franceschi a proposito dello stanziamento di 1 miliardo per il restauro e la valorizzazione del patrimonio artistico. Si tratta di 33 progetti dal nord al sud. Tra le notizie di qui, oltre alle nuove polemiche sulla linea della BCE, il nuovo intervento chiarificatore di Mario Draghi, sulle prime pagine la notizia è quella dell'accordo tra la FCA di Sergio Marchionne e Google per la produzione